partita dei grandi ritorni per due beniamini del pubblico doriano: Enrico Chiesa, che si esibiva nuovamente nello stadio che lo aveva consacrato campione, e Roberto Mancini, che su quello stesso palcoscenico è rimasto senza troppa voglia a celebrare la sua 400ª volta in maglia blucerchiata. È finita giustamente in parità, anche se le prospettive migliori e i rimpianti più sentiti dopo la sfida di oggi sembrano tutte dalle parti di Ancelotti. Un match sempre in bilico, quasi per niente condizionato dalla pioggia battente che rendeva scivoloso il manto erboso, e ricchissimo di emozioni dai primi agli ultimi minuti, con i due portieri grandi protagonisti. Cominciava Buffon, sempre più maturo, a mostrare il meglio del suo repertorio sulla punizione di Mihajlovic. Il Parma però non stava a guardare ed anzi imponeva la sua legge a centrocampo. Chiesa faceva correre un lungo brivido sulla schiena dei suoi vecchi tifosi e Crespo, messo in azione da un involontario assist dello stesso libero serbo, centrava il bersaglio più difficile, cioè la traversa della porta di Ferron. Dopo le polemiche delle ultime settimane, la Samp giocava una difficile sfida sul filo dei nervi. Carparelli passava nel giro di due minuti dall'inferno al paradiso. Prima subiva i duri rimbrotti di capitan Mancini, che aveva ignorato nell'azione innescata dal preciso assist di Balleri. Poi si rifaceva alla grande sfruttando al meglio il tocco di Veron per firmare il gol del vantaggio e la sua terza rete su 6 presenze in campionato. Mi sono girato, ho visto Mancini arrivare di corsa, ho detto ho sbagliato qualcosa. È venuto lì, mi ha detto di tenere la testa alta giocando, perché lui era in mezzo libero. Comunque gli chiedo scusa perché quello che dice lui magari può essere molto importante per me. Poi dopo il gol ha detto qualcosa invece? Lui mi ha fatto i complimenti. Sull'1-0 la Samp aveva anche l'occasione di chiudere la partita, ma Carembo dimostrava che l'incertezza sul suo futuro, in bilico tra Genova, Madrid e Barcellona, sta condizionando pesantemente il rendimento di uno dei punti di forza blucerchiati. Lui usa neanche il 50% delle sue possibilità di giocare pallone, e questo è molto molto peccato per lui e per noi. E mi auguro che si risolva la situazione più presto possibile. Nella ripresa il Canaco usciva tra i fischi del pubblico ed il Parma dimostrava tutto il suo buon sangue cingendo d'assedio l'area doriana. Le occasioni fioccavano, Ferron emulava Buffon in bravura, le mischie erano a tratti furibonde e Crespo dimostrava di dover ancora raggiungere la micidiale efficacia sotto rete mostrata in Argentina. Il meritato pareggio raggiunto con la Samp in inferiorità numerica per un infortunio a Mihajlovic non poteva così che portare la firma di Enrico Chiesa, con uno di quei sinistri precisi e potenti che tante volte i tifosi blucerchiati avevano applaudito lo scorso anno. Ed il Parma arrivava anche a sfiorare la vittoria dopo le proteste vibrate di un nervosissimo Mancini per un contatto in aria con Thuram apparso incolpevole agli occhi di Ceccarini ed anche a quello delle telecamere. Ferroni in pieno recupero opponeva un autentico miracolo alla conclusione ravvicinata di Crespo, mandando negli spogliatoi due squadre con umori contrastanti. Mentre Eriksson si tratteneva a lungo a parlare del futuro e probabilmente di Carembo e Mancini con il presidente Mantovani, Ancelotti poteva tracciare un bilancio soddisfacente, risultato